Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. E questa è una struttura di poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Due club di prestigio, uno di fronte all'altro, quando un amichevole diventa spettacolo. Guarda Fabio, anche se la posta in ballo non è quella delle grandi occasioni, io personalmente non credo che i giocatori sottovaluteranno questa amichevole. La motivazione non è mai un problema quando si affrontano compagini di tale livello. Spero che lo spettacolo si riveli all'altezza dei valori in campo, tanto più che questo è un test ideale per provare qualcosa di diverso a livello tattico e magari per lanciare giovani di talento. E dunque, calcio d'inizio. Di Lorenzo. Milik. Vuole la profondità. Passaggio intercettato. Ahiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. C'è l'opportunità per il contropiede. Politano non riesce a servire il compagno. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Rugani la gioca in profondità. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Tutte e due le squadre sembrano aver deciso di non prendere rischi per ora. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Prova a verticalizzare. Milik. Il portiere la calcia lontano. Si poteva immaginare che questa fosse una partita tattica. Obiettivamente mi aspettavo qualche cosa di più. Se una delle due la vuole vincere, deve tentare di attaccare in una maniera più efficace. Zielinski lotta, perde l'equilibrio. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. E l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La carica agonistica va bene, ma non deve esagerare. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. La mette in avanti. Prova Di Maria. E passa. Trova il compagno in ottima posizione. Milik. Il portiere dice di no. Che grande parata. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Nessuno arriva su cross.
c'è grande movimento senza palla degli attaccanti adesso. Sì Fabio, stanno adottando il tipico sistema di gioco del falso 9. Un sistema che toglie punti di riferimento ai difensori e gli rende la vita più difficile. Esatto, la chiave è proprio questa, l'imprevedibilità. Gli attaccanti arretrano spesso per prendere palla, si scambiano di posizione e in questo modo creano degli spazi che gli uomini più veloci possono sfruttare per gli inserimenti, sia sulle fasce ma soprattutto al centro. Prende l'iniziativa e la propone in avanti. Milik. Rabiot cerca di pescare il compagno col filtrante. Palla di Maria. E Meret chiude la porta. Ottima la parata del portiere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Locatelli! Kostic. Di Lorenzo. Politano. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Scatta verso il pallone. Clamorosa traversa! Di nuovo lui. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Iniziano i secondi 45 minuti. Finora siamo ancora in parità, senza gol. Vediamo se la situazione si sblocca nella ripresa. C'è la palla lunga, in avanti. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Lungo passaggio in avanti. Pallone lungo in verticale. Rugani di forza. Calcio di punizione per il Napoli. Milik, palla nello spazio, attenzione, passaggio smarcante, ecco il tiro, un palo clamoroso, fa avanzare l'azione con il lancio lungo di Lorenzo. Politano. Passaggio in avanti nello spazio. Di Lorenzo cerca il tocco filtrante. Non è stato servito bene qui. Tocco morbido. Pallonetto. Intercetta il passaggio, pericolo. Posizionato e spazza via la palla. Hanno ottenuto un fallo laterale. Scodella il cross. Riceve in oppio il tiro. Il pallone è dentro. È arrivata finalmente la giocata che spezza l'equilibrio. Ha controllato con il primo tocco e l'ha messa dentro con il secondo. Magnifico.
partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro al quarto uomo. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. 1-0 dunque. Una rete di vantaggio a questo punto è interessante. Devono scegliere se chiudersi di più o continuare a giocare come se non fosse cambiato nulla. Ancora fuori dall'area. Elegante. Occhio a cross. Palla in mezzo. E va a colpire di testa. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. La Juventus deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Solo gol a referto fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Apertura ben calibrata. Decide di cambiare fascia. Cercano spazio allargando il gioco. Scatta verso il pallone. Da lì può crossare. Prova ad andare via con eleganza. Traversone verso il centro. Zielinski. 1-0 il risultato mentre ci avviamo alla fine. Prova la giocata di Fino. Può crossare in area. Ottimo dribbling. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Milik. È davvero una bella serie di passaggi questa. Alla peggio nello scontro di forza. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Si libera la grande. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. La vittoria nelle loro mani. Aspettano solo il fischio dell'arbitro. E c'è il boato del pubblico. Si chiude la sfida. Triplice fischio dell'arbitro. Una gara vincente. La vittoria poteva andare da una parte o dall'altra. L'ha decisa un solo gol. Dopo il primo tempo la partita sembrava avviata verso lo 0-0. Invece nel...